Oggi l'Istat ha presentato al Parlamento la sua opera più importante dell'anno in qualche modo, cioè il rapporto annuale. È la 20ª volta che l'Istituto propone al Paese questo strumento per riflettere sui propri punti di forza, punti di debolezza, le tendenze economiche, sociali, ambientali, per riuscire a prendere decisioni migliori, più informate. Questo è il ruolo della statistica e l'Istat cerca di svolgerlo al meglio. Occupandosi in primo luogo dell'anno 2011, il rapporto ha preso nota, purtroppo, di un cambiamento forte che è avvenuto nel corso dell'anno. Il 2011 si era aperto da un punto di vista economico con una prosecuzione della fase di ripresa dopo la crisi del biennio 2008-2009, ma a metà anno la crisi finanziaria europea, le incertezze sulla capacità dell'Italia di mantenere gli impegni europei e quindi di restare nell'Unione monetaria ha determinato uno scossone forte che in primo luogo ha toccato la politica, ma che poi ha toccato le famiglie, le imprese. E allora è peggiorata la fiducia, come si suol dire, è peggiorato il clima economico, le imprese hanno rivisto a ribasso i loro piani di produzione, le famiglie sono diventate molto più prudenti, hanno tentato di riaumentare il risparmio e questo ha determinato nella seconda parte del 2011 l'inizio di una recessione che ancora stiamo sperimentando in questa prima parte del 2012. Il 2011 ha visto anche, dopo l'estate, riprendere la disoccupazione. L'occupazione è rimasta stabile, ma perché è aumentata la cassa integrazione, ma soprattutto il Paese ha preso coscienza della necessità di consolidare la situazione di finanza pubblica, di ridurre il deficit, ma soprattutto il debito pubblico, perché i mercati internazionali non credevano più nella possibilità di ripagare nel medio termine il debito accumulato nel passato a causa della bassa crescita. Alto debito, bassa crescita, una sottoutilizzazione dei giovani in particolare, ma anche delle donne, una capacità delle imprese di rinnovarsi, ma una difficoltà nel competere sui mercati internazionali, ma anche sui mercati nazionali, un mezzogiorno che è stato colpito dalla crisi più del nord, una situazione, in altre parole, più vulnerabile rispetto al passato. Questo è quello che il 2011 ci consegna. Ma la crisi del 2011 ha notevoli paralleli con quella del 1992, il primo anno in cui il rapporto annuale dell'Istat fu pubblicato. E allora il rapporto cerca di fare un parallelo su come è cambiata l'Italia in questi 20 anni da un punto di vista economico, sociale. E tante cose sono cambiate, ma purtroppo, evidentemente, non abbastanza per evitare di rimettere il Paese in una condizione di incertezza, di insicurezza. E allora il capitolo 2 del rapporto è tutto dedicato a questo confronto, un confronto fatto di modifiche nella demografia, pensiamo all'immigrazione straniera, ma è fatto anche di un ruolo delle donne nell'istruzione molto più forte che però non si è ancora riflesso sul mercato del lavoro. Una situazione in cui la povertà media è rimasta più o meno stabile, perché? Perché le famiglie hanno risparmiato di meno, quindi mantenendo, nonostante la bassa crescita del reddito, un livello di consumi adeguato, ma sono peggiorate alcune categorie di poveri. La distribuzione del reddito è andata a sfavore dei poveri. Come si esce da questa trappola, che è una trappola sì psicologica, ma è anche una trappola di una crescita che stenta a venire? E allora il capitolo 3 si dedica quasi integralmente ai fattori di crescita, in particolare alla competitività delle nostre imprese rispetto alle altre, ma anche alla dotazione di capitali cosiddetti immateriali, pensiamo all'istruzione, pensiamo al capitale sociale, pensiamo alla capacità di un paese di avere un sistema della giustizia civile che dà certezza alle imprese, un sistema che non sia più affetto dall'alta evasione. Insomma, il capitolo 3 si concentra sugli interventi, una sorta di agenda per la crescita che questo Paese deve realizzare per assicurare nel medio termine nuovamente prosperità economica. Ma la crescita da sola non basta.
E allora il rigore nei conti pubblici, la crescita deve essere accompagnata, devono essere accompagnate dall'equità. Sono i tre termini, rigore, crescita, equità, che in qualche modo sostengono tutto il rapporto. E l'ultimo capitolo è proprio dedicato all'equità, da un punto di vista delle donne rispetto agli uomini, tra le generazioni, tra il nord e il sud. In conclusione, il rapporto ci mostra tante ombre, ma anche alcune luci. E allora il tema di oggi è come riuscire a creare quella fiducia, quella speranza, ma anche quella concretezza per cui le migliori risorse del Paese vengano impegnate a fondo, con serietà, in un orizzonte di medio termine che possa ricostituire quella condizione di benessere che un grande Paese può e deve assicurare ai propri cittadini, una condizione di equità, una condizione di sostenibilità. Insomma, l'agenda è complessa, ma il rapporto dà anche un messaggio di speranza. È il momento di investire sui beni comuni, sui beni immateriali di cui il nostro Paese è particolarmente ricco, per invertire questa tendenza e quindi riuscire a guardare il futuro con un maggiore ottimismo. Thank you.